Odio questo gioco profondamente. E c'è caldo! Anzi, caldo. Chi è l'animale che mi sta facendo un raid? È proprio un animale. Ciao, Wolf. Mucca. Un lupo. Gigi merda! Chi vuole entrare in vocale, ragazzi? Chi vuole? Dai, su, chi vuole entrare in vocale? Dai. Chi vuole entrare? Dai. Su, su. Hop, hop, hop. Chi vuole entrare in vocale? Che mi si apre Discord. Mannaggia la puttana, mannaggia. Vengo io ad insultare. Vuoi venire, Wolf? Vuoi venire in vocale? Rispondi, Wolf. Devo fuggire a mangiare. Niente. Sei un cazzo di danno però allora. Che fatica, White. Il mio cervello. Ho letto la prima parola, non riesco a uscirne. GG, GG dai, su. GG. Buon lurk, Wolf. Buon cibo. Cos'è successo alla mia cam? Non è quello che presentava anche Barbascura in uno dei suoi ultimi video, però, White. Sbaglio? Che non era uno dei suoi ultimi video. È di tanto tempo fa quel video. Però era andata a una conferenza di chimica. E credo che parlasse di quello. Grazie, non ho detto nulla, però. Quindi non vuoi venire? Ok, perfetto. Non posso, amore mio. Succhiami le palle allora. Lo sai che voglio? No, non è vero. Stai mentendo. Non hai prove. Heinz, io ce li ho cartacei tutti i Berserk. Sono appena tornato a casa e ancora non mangio. Metti le palle a tavola, vieni. Metti le palle a tavola. Metto le palle sul tavolo e vengo. Sei sicuro? È davvero quello che. Poi mi sa che non mangi più però quello che c'è sopra. Oh, so gusti, eh. Anche in digital non dispiacciono. Beh, per quello che mi riguarda, se uno li ha cartacei, non c'è motivo di leggerli in digital. Ok, boomer. Time out. Cos'è successo? Scusami? Scusami? Quanti siete? Dio, ti prego! Ma ti maledico io? Zoccola. Non ho capito cosa è successo per Rip comunque.
L'unica differenza in un video di Barba, mi ricordo, è quella sui terrapiattisti. L'unica conferenza. Scusatemi ragazzi, ho letto differenza perché c'era la sbarra sopra. Per non rovinare il cartaceo col grasso. Ma il grasso ce l'avrai tu. Alza la canzone, alza che è bella. No, proprio perché l'hai detto tu, Roland, se non lo farò. Non ascolto gli animali che dicono che We Will Rock You è brutto. Ma nemmeno si sente. Perfetto. Abbassa. La spengo. Chiudo Spotify. Bastardo. Il sudore è grasso. Body shaming. Time out Heinz per body shaming. Da lei, smetti di fare la persona intelligente. Sei un cazzone e nessuno ti ama. Smettila. È arrivato. Potrei tranquillamente metterli in ordine in realtà se mi metto la mano. Vabbè. Ti ha mai detto di essere intelligente? Stai facendo l'uomo forbito. Parlando di materiali plastici. Di sto cazzo. Percentuale di geni in uno stato con la stazione di cioccolata. E se ne metto una All'elementare ho letto un libro. Questa collezione di Geronimo Stiltol? Stiltol. Io avevo i primi 100 di Stiltol. Poi il declino. Che accadde? Smettiti di leggere. Oh, break free. Ho visto i proiettili dell'archibugio in volo. Hanno fatto un modello anche per i proiettili in volo dell'archibugio. Ragazzi, questa cosa non vi fa sentire male sapendo che va a 30 fps questo gioco? A me è un po' sì. Che spari dietro di lui è comunque un mistero della fede. Ciao Ryu.
Ho tutti con Navy, odio. Ciao Nisia. Nisia, vuoi venire tu in vocale? Non c'è nessuno che vuole venire in vocale. Mi odiano tutti. White domani ha l'esame e quindi non può venire in vocale. Che scuse, che trovano. Hanno addirittura convinto delle persone a fargli un esame domani. Pur di non venire in vocale. Gigi deve mangiare. Mangiare, come se fosse una cosa importante. Rorans, ma è Bloodborne. Cioè, tutti hanno una scusa. Ma con i gatti senza peli intendi gli Sphinx? Esatto. Aiuto. Quanti gatti senza peli conosci tu? Vabbè. Qualcuno che se li è strappati tutti quanti. Appena speso 95. Ia perché non hanno peli, Nei perché non ho mai interessato uno. Ragazzi, ragazzi sono impazziti. Ma perché fanno così? Ma secondo me sarebbero bellissimi da accarezzare, sai? Ma perché poi in realtà i peli li hanno, ragazzi? Cioè, un pochino di pelo lo hanno lo stesso. Sembrano talmente bellini. Tu sei lo spro, Albert. Magro, No, Albert. prendi. Dammela, troia! No, Prendi. così. Così suona male. Permesso, grazie. Il tuo bengalone antipatico. Muoiono? Cosa vuol dire muoiono? Ah, se fai la ceretta ai gatti. Ultimi esami della triennale, voglio solo passarli, poi posso anche lanciare da un ponte molto basso per tu. La ceretta di un gatto, probabilmente. Appena esce non lo vedi mai più. Esce da dove? Esce dalla ceretta? Scusami. Quale italiano? Esci di casa. Esci di casa. Ma White! White, ma tu domani hai un esame. Che cosa cazzo fai qua? Non stai zitto, io arrivo. Ma sei un imbecille, sei. Tanto è scritto, il 90% lo passo. No, vabbè, magari passarlo con un buon voto sarebbe meglio. Che tra l'altro Nisia non Le ha domande risposto. sono a crocette su 12. Dai, allora. Allora non dovevi neanche dire nulla in chat prima. Dovevi solo entrare e basta. Torna subito sui tuoi passi. Torna subito Niente. su. Non ti va bene niente. Molto di Albert l'ha bruciata e abbandonata dall'uomo. Sei un cacciatore Tu sei un abile. cacciatore Capace, abile. dotato, ebro di sangue, come i migliori cacciatori. È per questo motivo che devo fermarti. Ma come si appale... No! No, non si dice.
White è troppo buono, ma dove? Avrebbe detto sì subito se fosse troppo buono. Mi sputa in un occhio, io me lo sento. Arriverà quel giorno. Aspetta a venire a Padova. Guarda che vengo davvero. Mia madre ha detto tipo, ma Padova è bellissima. Io tipo, ah sì? Anzi? Ah sì, ah sì? Cosa c'è di bello a Padova, dai? Aiutaci, White. La cappella dei Scrovegni. Ok. Disegnata da Giotto. Quello okay. Che sapeva fare i cerchi a mano libera. Giusto. Ho visto anche un TikTok dove c'era uno che faceva i cerchi a mano libera. Non so se... se vale più granché nel 2021. So. Io ho visto su YouTube un tipo che lo faceva con proprio girando il braccio. Sì, esatto. Okay. E poi ho visto su Reddit uno che lo faceva col polso. Ma che tra l'altro è... esistono delle competizioni. Ti rendi conto? Delle competizioni. Scusati? Eh sì, ci sono delle competizioni per chi disegna i cerchi a mano libera. Ah, l'America. Scusa. Dai, andando a cercare? Vai a dire quello domani all'esame. Perché? Cos'è questa merda che è appena successa? Vieni Marcus, ti portiamo alla mensa Murialdo. Che roba è? Non ne ho idea. Aspetta, ah. Cerco. Io non so granché di Padova. Mi ha tirato fuori storia dell'arte e poi non sa granché di Padova. Qua a Padova abbiamo Prato della Valle. Sapete cos'è Prato della Valle? No. È la più grande piazza europea. Io l'ho scoperto su un libro di matematica, sta cosa. Per un problema, immagino, che c'era sulla piazza. No, era alla fine del capitolo e ci mettevano sempre dei fatti curiosi su quello che è stato detto nel capitolo precedente. Ed era geometria piana, quindi era ovale. Essendo un ovale... Prato della Valle è la piazza più grande, si calcolava l'area. Mi sto sforzando per non addormentarmi, White, però un uovo, immagino un uovo. Un uomo uovo? Simmetrico però. Un uovo uovo. Rialdo. Ah, mensa universitaria. Scusami, come Hans? Cos'è che ha dato Giotto a suo padre? È quello che penso, mi dispiace. Un po' problematica la situazione. Troia. Comunque Maggio mentiva quando diceva che non era possibile fare un plunging a questa lucertola, cioè... palese che stesse mentendo spudoratamente. Ma giocarsi una sub di livello 3. Sì, esatto.
Sai che dai tuo padre? Comunque io ripeto, Nisia non ha risposto. Hello? Avevo chiesto se volevi venire in vocale, ma bastava un no. Si è addormentato. Ah, al papa, non al papà. Ok. Beh, vabbè, comunque non è che sia migliorata la situazione. Ma qualche scommessa pazza sgravata? I mod devono avere tanta voglia. Comunque i cani su Bloodborne fanno schifo rispetto a quelli di Dark Souls. I sassi e le luci Babbo Natale. Merda però, è vero? Cioè potevi fare questa battuta incredibile. Te la sei giocata, guai. Che battuta? Padova. I sassi, le luci, Babbo Natale, Coriano. Non ho idea di cosa tu stia parlando. No dai, guai. È la mamma di White questa? Tre stanze di distanza, è un corridoio. Renditi conto. È vicino. È al telefono. Fortissimo il tuo microfono, vai. Volete vedere come si fa a prendere hit ad Amelia? Posso fare un tutorial molto preciso. Allora, prendi quello giusto per il primo arto, poi il secondo lo sbagli. Mannaggia la puttana! Cos'è appena successo? Vaffanculo! Viva l'RNG! Ragazzi, come ho fatto a sapere che avrei sbagliato il secondo? Io me lo sentivo nello stomaco, ma non ho fatto niente di diverso dal solito. Mannaggia la puttana. Estrattore di foschia, dai White, ipotizza come funziona un estrattore di foschia. Umidificatore. Molto forte. Ma tra l'altro io che cazzo devo fare qua? Ah sì, 9 di questo. Perché così pochi punti? Ah, un genio. Perdono. Scusa cordone, 9 frammenti, max spangi più 3. Ok. Ciao, scusa se chiedo, faccio anche io lo streamer e volevo chiederti come fai a mettere musica senza avere problemi con il copyright. Punto esclamativo COPY.
Da lì poi, volendo, potrei mandarti qualcosa in privato, Chopper, se magari mi mandi un messaggio privato di Twitch, poi ti posso rispondere. Così almeno mi rimane la notifica del tuo messaggio e mi ricordo. Poi mando io un link. No, tranquillo, tranquillo, Romance. Grazie, Gigi. Fallo un'altra volta, per favore. Sembra molto un pedofilo. Va bene, rip. Ok. La parola chiave. Ma non ho delle molotov. Oh no. Questo è un problema, ragazzi. Vedrò come fare con quella lucertola. Sappiate che qua io dovrei avere una molotov che non ho e non so bene dove l'ho persa. Ah, Amelia. La Mao. Ragazzi, qui è il PB. Vedremo se riusciremo a passare queste due megere. Ehi, PB! Sono tornata, bentornata, Wolf. PB! Grazie Gigi che l'hai fatto davvero un'altra volta, Cop. Come veramente una testa di cazzo, posso dirlo. A cuor leggero.
Come procede? Punto esclamativo, come va la run, Wolf? Sei sicura? Puoi chiedere a White come posso costruire un cannone artigianale? Non ne ho idea. Bicarbonato aceto è un buon sigillo per la pressione. Puoi fare con bicarbonato aceto. Non reagiscono bicarbonato aceto, La dai. gente. Sì. Un po' di calore, un po' di CO2, fine. La gente li butta nei lavandini, nei water per stappare come se facessero qualcosa. Pure il lavandino. Ok, quelli otturati, è una cosa più largo, quindi ce lo buttano dentro, un po' di acqua calda e pensano che risolva la roba, ma non è vero niente. Anzi, rischi di tappare ancora di più. Col bicarbonato, eh? Che ridere. Se non ci credi, ci devi crederci, dicono in chat. Ciao Giuseppe, buonasera. Neanche sale aceto. Sale aceto non fa niente. Se proprio vuoi usare l'aceto, allora usa il succo di limone. Perché fa l'effetto dell'aceto, però meglio. Se proprio vuoi usare qualcosa di naturale per un qualche motivo assurdo. Perché il lavandino, ricordiamolo, è molto naturale. Quindi non dobbiamo fargli male con dei prodotti chimici. Il ragù. Se butti del ragù giù per il lavandino, ti vengo a cercare, io te lo dico. Mezza Italia, pensa. Dichiarazione di guerra degli altri stati. Arriva una bomba atomica sulla casa. Poi noi le abbiamo le bombe atomiche sotto i monti Vicentini. Davvero? Sì. Che bello. Se ne butto due di ragù, dice da lei. Deve essere uno doppio per funzionare da lei, non deve essere. Tritano il prosciutto di Parma e infilano dritto dritto nello scarico. A morte. Lo togli il grasso, che altrimenti quello si tappa. Il grasso lo fa scivolare. Dovresti riscaldarlo prima. Acqua calda. Allora, prima Non credo basti. delle ombre. Si scioglie in bocca il prosciutto di Parma, cosa stai dicendo? Dai, per favore. Non abbiamo enzimi per scioglierlo. Come funziona il tuo prosciutto? Devi provarlo per saperlo. Mi piace come risposta. Se non ci credici, credici. Cos'era che avevano detto? Se non ci credici, devi crederci. Ecco. Devo prendere qualcosa qua? No. Devo vendere la roba e aumentare il livello. Il succo di limone è ancora più corrosivo della Coca-Cola. Ale Molotov. Il succo di limone a pH 4 e la Coca-Cola intorno al 6, 5, 6, non mi ricordo. Più è basso il pH, più è acido. Grazie, White. Io mi immagino Mark che si mette in bocca il prosciutto e gli si scioglie prima che gli tocchi la lingua. Sì, solo con l'alito.
Ce li ha il prosciutto gli enzimi. Tanto che quando lo metti in bocca si autosciolge. Allora. Scusami, c'è il dildo autopulente, cosa vuoi che non ci sia il prosciutto autosciogliente? Scusami, lui si dovrebbe trasformare, mi ha guardato male, mi ha mandato a quel paese, ha insultato mia madre. Cabro. Provato a far finire la mia run. Se vuoi il Brown serie 9 è un rasoio autopulente. Credo che passerò. Ragazzi, ombre, dai, vediamo cosa succede. Ragazzi? Premeva cerchio da solo. Va bene, non era importante tanto quello centrale. Ehi, wow, madonna, questo era vicino. Forse lo schivavo lo stesso camminando, però. Sono comunque caccato un attimo addosso. Close enough. Guarda che cane. Schifo di positioning. No. Che posizione di merda che ha sto piromante. No.
Il piromante non lo posso più colpire. Che è un po' un problema al momento. Perché è in una brutta position. Ok. Chissà se posso dargli un altro R1 allo spadaccino. Pare di sì. Merda. Ma perché non si scolla questo? Ti devi spostare da lì. Madonna. Guarda che animali. Ma l'importante è che non mi faccia il braccino allungabile. Distance PB. Le Molotov, ce le ho. Credo. Se perdi ROM fai prendere un infarto a 30 persone, ma lo prendo io l'infarto. È un coglione, Rip. Ora bisogna evitare cagate. Eh sì. Vabbè, bisogna evitare in realtà tante cose. Siamo solo a metà run, purtroppo. Perdere dopo le ombre, ragazzi, è difficile da accettare, ma può benissimo capitare. Evitare di prendere hit, ecco.
Anche quella è una buona idea, sì. Quello lì è quello con metà HP? No, l'ho già ucciso. Ah, forse era quello che è appena saltato. Alessandro, come va? Insomma. Va, dai. Marca puttana. Stupido ragno. We good. Super distance PB, ragazzi. Mannaggia la puttana. GD un culo. Sì, ha avuto un bellissimo RNG. Per ora, ragazzi, la cosa di cui sono più preoccupato sono le marionette di Mikolash e la prima parte della strada per il Rinato, quindi i due ponti che ci arrivano adesso. Non per gli sputi nell'area del Rinato? Non troppo. Eh sì, la mia sito con le marionette è pesante.
I due ponti sono passati. Og. Bella sta la moto, cioè sta Panju. Veramente bella. Madonna. Close enough. Non mi prendeva il drop. Guarda sta canzone, impazzisco e niente, Gigi si è svegliato adesso e si è reso conto che ci sono qui. Pensa, qualcuno in chat non piace. Eh? Ah, è vero. È vero. Quell'animale di Rorans. Worst canzone. Animale. Bravo, fa il suo lavoro da mod bene. La Madonna? Che cattiveria. Si è incattivito Lorenz. Ma mi sa che sono ok, sono le stesse le rune. Qua devo prendere le pangi. Io ho 8 pangi, 33, 25. Salve, Snika. Molto bella. Addio, buon c***o. Bello solo l'assolo di chitarra, ma non è vero, Rolands, dai, per favore. È solo una canzone per far cantare la massa ai concerti, certo. Ma è nata per quello e rimarrà quello ed è bella perché è quello. Cioè, secondo me se la vedi per quello che è una bella canzone. Cioè funziona per fare quello che devi fare, ecco. Dici a Jack, mi sa anche a me. Ragazzi, se la vinco oggi non me la merito. Cioè, sarò sincero con voi. Quello che penso è questo. Se vinco oggi stanno hit, non me la merito. Arrivo by speed. Ma è speed, scusami. Sono piuttosto veloce adesso. Dimentico sempre l'ordine delle cose. Madre da puttana. Non hai il tempo, quindi è speed, nessuno sa. Niente. Guido arriva. Vabbè, Guido,
il fatto che sia una canzone per farla cantare ai concerti alla fine è vero, cioè. We Will Rock You è praticamente un ballo di gruppo. Non è tanto una canzone con tanto significato. Io avevo il volume della live al minimo e l'ho sentito benissimo. È stato perfetto. Aiuto. Sorry Bloodborne, volume abbassato. Guido, mano, testa. Cosa? Mano lesta. Ah, ma... C'hai la M, cioè il dito sulla M di muto per la live. Mano testa. Mano testa è tipo not like this. Però sarebbe mani testa. Ginocchio orecchio. Ti odio. Gigi merda. Gigi merda è un po' come mano testa. L'ha abbassato dalle cuffie. Cos'hai la rotellina tu per abbassare, per essere così svelto? Io devo premere un tasto per abbassare uno. Yep, vedi. Gomito clavicola. Ah, di qua non si passa, va bene. Ah, non posso? Ah, non passo? Presto per tirare il sasso, non credo. Mi arriva alla porta lui oggi. No, damage puoi fare sta parte. Sì, c'è il modo per non prendere danno dal cervellone. Cioè, in realtà lo posso fare anche io con i cocktail che ho tirato, ma me ne sono fregato. Ce ne bastano 3 per non prendere danno. 4 se vuoi essere sicuro. Leave me to die. Puoi vedere che la strat consistent non funziona nella run dove sono qua no hit? Almost. Almost.
Preghiamo nuovamente per il discepolo italiano di Hob. Sono io il discepolo italiano di Hob. Povero Hob. Che merda questo ascensore. Sì, che ti fa salire la visuale. Sì, è un po' una merda, quoto. Per quello che riguarda i tempismi della run, però quell'ascensore è fantastico. Cioè ti fa usare quei due cosi degli echi precisi. Another one bites the dust. Pure ha avuto un buon RNG dai cani, boys. Allora, per Miko... questo. Tu sei il fratello di Dino che non si caga nessuno. Ma perché ho un contatto con Hob e... sono in contatto con Hob, tra virgolette, sempre, ragazzi. Non voglio stare qua a dire, sono in contatto con Hob. Non vuol dire assolutamente nulla. What? Tu dovresti cadere, amica mia. Another one bites the dust. Miko? Ma cosa fa? Miko? Mannaggia la puttana, mannaggia. Cacciatore sempre tale, anche in sogno. Ma ahimè, non correre troppo. L'incubo si agita vorticosamente. Ragazzi, tutti e quanti, 1, 2, 3 RNG in chat, tutto in caps. E se prendiamo l'RNG buono di Miko, sta fight è finita. Ok, va bene, me la sono cavata, ma non parliamone. Ti odio. Apprezzo, Mikolas. E ora fai la strada giusta, poi... Sei lento.
oro? No, no, amico, no! Cazzo, mi ha giuccato. Bastardo. Figlio di puttana. Bravo. Ti prego, non... ti prego. Ti prego, gira, gira di là, ti prego. Ti prego, amico. Ti prego, amico, perché? Adesso una marionetta già sveglia davanti, mannaggia la puttana. Ma scusa? Vabbè, vai giù. Adesso mentre torno su si svegliano tutte, tipo. Questo sicuro. No. Ma dai però. No, raga. Raga. Vedete perché mi preoccupo per Nicola? Credo di avere le mie buone ragioni. Madonna. Per un altro po' possiamo stare relativamente tranquilli. Perché le abbiamo riuccise tutte una seconda volta. Però adesso tu devi entrare. Ti prego, entra, amico. Ti prego, amico. Entra. Ma perché? Ragazzi. Questo è proprio quando il gioco vuole farti perdere, comunque. Merda. Come hai fatto per lo sda? Ah, è uno scherzo. Non so da dove sia uscita lei. Lei non era morta. Ho perso Nicolas. Ragazzi, ce l'ha fatta. Sono un po' preoccupato per le marionette perché ce n'era una qua sopra e mi sembra che possa entrare se non sto attento. No, non manca solo la balia. Magari. Manca tutta la strada per la balia, manca la schivata della Nightmare Phase della balia, e ne manca di roba.
Mancano anche i maiali. Manca tutta la balia, sì, esatto. Manca tutto lo split della balia. Guarda la marionetta che si sveglia. Ma me la possono lanciare qua la testa? Non so se me te l'avevo chiesto, ma... Però questa la skip. Non piace a nessuno. Ripartita la bicycle. Maggio, se io aspetto dopo che l'ho ucciso, aspetto un attimo. La marionetta che c'è là muore, giusto? Cioè, aspetto che cada questa, quando cade questa muore anche l'altra. No, era quello sbagliato. Però mi piace il rape finale. You're my best friend, la dedichiamo a Mikolas. Manco per il cazzo, dopo quello che mi ha fatto. 6 ore di merda. Ho tolto le cuffie. Sempre preparato però, signor Vino. Questa non me la ricorda. Non doveva essere, infatti. L'ho inventata questa, l'ho inventata adesso. Allora. Angie Elisir? Yes. Tranquilli, questo era calcolato davvero. Actual status praying. Mentre i russi su CSGO con il P90, actual status spraying. Non hai splittato comunque, adesso lo faccio. M'lady? No, gli ho tirato un cazzotto, ragazzi. Invece di sparargli gli ho tirato un cazzo. Vabbè, tanto le donne vanno trattate in un modo o in un altro. Lei è stata fortunata. Non importa quale dei due, l'importante è che ci sia. Come? No, no, ma si stava scherzando, ovviamente. Cazzotto alla. Va bene, Rorans. No, non era pray and spray, era spray and pray. Questa è giusta, questo perfetto. No, questi li devo usare.
Non funziona come DS3 White, come ti fa sentire questa cosa? In pace, perché non lo giocherò per un bel po'. Bloodborne, dici? Mm-hmm. Ma prendi la PS5? Aspetti che si abbassi il prezzo nel PS4. In teoria mi dovrebbe arrivare da un parente. La PS4? Però il parente deve prima trovare la PS5. Ah, quindi... vale. Auguri. Quindi si ride. Ci sentiamo nei prossimi mesi. Hai visto che adesso sono diminuite ancora le scorte perché non possono più... cioè, gli mancano proprio i pezzi. Quindi per tutto il 2022, per tutto il 2022 ci saranno ancora meno PS5. Beh, cosa vuol dire? La frase che hai scritto, Luigi, non ha senso, vorrei un attimo fartelo notare. Io sto aspettando una PS4. Bloodborne, Itran! Ah! Beh, dai. Non meritata per un cazzo, però va bene, non mi interessa. Amelia ha fatto schifo, Mikolas ha fatto schifo, ha fatto tutto schifo, però ehi. Ci va bene così. Per un sacco di tempo a Mikolas sarà più di... un'ora e venti sarà. No, dai, no, più di un'ora e venti no, dai, sarà un'ora e un quarto, dai, 1:15, punto quello. Dai, veloce. Dai, sì, sono velocissimo. Vado, volo. Vado a colpire German. Pippiliano, spin. Dai. No! Ok, va bene, non importa, va bene. Ah! Ah! Ho skippato tutto. Non mi interessa. Ah!
Eh sì, Giorgio. Uno 15 e 51, beh dai, va bene. Però è anche un bellissimo 1 1 5 5 1, cioè. Caldo. Appello per le persone di YouTube, torniamo seri un attimo. Via la musica. Persone di YouTube. È l'ennesima volta che vi colgo impreparati. È l'ennesima volta che vedo che siete su questa piattaforma del cazzo che nessuno ama e vi guardate dei contenuti che non nascono qui. È come voler provare la vita in un paese al di fuori dell'Italia, ok? E andare in un albergo a 5 stelle, andare su YouTube. È la stessa identica cosa. Siete degli animali. Dovete viverle le cose. Dovete vivere le cose brutte, le cose belle e la vita che viviamo qui. Altrimenti potete andarvene a fanculo. Vi odiamo tutti e siete uguali alla madre della tipa che mi dà il carrione. Tutti gli insulti che in questa serie ha preso quella tipa, adesso io li rivolgo tutti quanti a voi. Schifosi. E buon mese del Pride. Vi amo. Siete fantastici, i Queen sono fantastici e Rorans fai schifo. Ciao 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 ciao. Siate felici. Non c'è latte senza biscotto, non c'è sopra senza sotto, non c'è.